non siamo come gli uomini. Noi il bis lo facciamo ancora. C'è tanta disperazione in questa sala. Però se mi fate ridere dopo... E come bis per questo spettacolo che è così particolare, in cui si parla di cibo, ci ho pensato tanto, cosa faccio di bis, cosa faccio di bis? Non avevo un'idea. Io per questo spettacolo faccio un bis di minestra. Eh sì, ma perché volevo guardare, non ce l'ho fatta a fare tutti i strozzapretti, perché mentre parli, allora qualcuno è rimasto mal tagliato. Quindi proprio mi sono un po' strozzapretti, un po' mal tagliate. Allora, io mi sono lavata le mani prima di cominciare lo spettacolo, questo ve lo posso. Sono 150 grammi di farina, quindi ci si mangia in due, se mangiate giusto, se mangiate tanto uno solo. Allora, gli strozzapretti, la ricetta della Maria di Granarolo, che secondo me è una buona, è una ricetta leggera, va bene anche per l'estate, potete fare un soffritto di scalogno e cipolla, poi dopo ci mettete un pochino di, subito con la franchezza, schiacciate un pochino di pancetta tritata, un pochino di salsiccia, poi ci aggiungete del pomodoro, dei peperoni a fettine e poi sul finire che sgrassa un cucchiaio di panna. Che è buono. Allora queste qui, voi come arrivate a casa? Li cuocete, li mangiate. Se non avete tempo di mangiare adesso, li volete congelare, li dovete prima sbollentare un po' e poi congelarli. Se li congelate senza sbollentare, lo potete fare, ma il tempo di cottura dopo si allunga un po' su 75-80 minuti. E quindi dovete farci conto. Allora, questo è il bis di minestra, vediamo chi... Come facciamo a decidere chi se... Lancio un oggetto in sala, il primo che lo prende, facciamo così. Allora... Vai! Non avete mai preso una tarlata in testa, adesso. Vabbè, se avete tutta sta paura, facciamo un po' come facevano le vecchie signore della televisione italiana, no? La Carrà, Enrica Bonaccorti. Allora, si aggiudica il bis di minestre, il primo che mi dice quanti fagioli ci sono in questo baracco. Avanti, avanti, non avete paura, avanti, avanti! Avanti, avanti! 200 grammi sgocciolati! Bravissimo, vieni su, vieni! Bravissimo, fatela salire, vieni, vieni che ce la puoi, vieni! Fatela salire, vieni, come ti chiami questa donna? Anna? Anna, fate passare Anna, fate passare. Vieni Anna, amore, vieni, 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 che te ne sei giudicata. Facciamoci un applauso forte, Anna! Anna, amore, di dove stai? Sei qui di Gambettola? Sei venuta a piedi? Bravo, 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 puoi vedere. Calma, queste sono le scale, vieni, vieni. Sì, lo sente, con la faccia di Italia, aiuti a salire. Si renda utile, faccia qualcosa, Anna, Italia. Eccoci. Allora Anna, questi sono... Ti posso offrire qualcosa da bere? Vuoi un... Senti? Chiedi, quello. No, no, hai detenato, Non lo vuoi, non lo vuoi. No, non vuoi prendere così. Perché hai detenato, non ti prendere. Chiedi, questo è il tuo bis di minestra, hai capito le... Le istruzioni le ho capito. Ti do anche i fagioli, ti piacciono? Io preferisco i piselli, ma sono tempi così. Ciao amore, è stato un piacere, è stato un piacere. Sì, sindaco, fate qualcosa. Ecco, ecco. Va bene. Ho fatto il spettacolo per vendere dei libri, sono qui che regalo della minestra. Va bene, io vi saluto, ancora tanti auguri a tutte le donne, quelle presenti e quelle a casa, se avete delle donne, delle nonne a casa, salutatele, fate gli auguri anche da parte mia, andate a casa, dategli una carezza alle vostre nonne. Se capite questa battuta siete vecchi, eh? Sono almeno tre pontificati. E dite questa
è la carezza di quella povera disgraziata che era sul palco questa sera. E fatemi raccontare tutto dalle vostre nonne, dai vostri nonni, dai vostri vecchi, sono preziosi finché ci sono. Fatemi raccontare storie, fatemi raccontare i fatti della guerra, i fatti della pace, fatemi raccontare canzoni, filastrocche, fatemi raccontare i giochi, fatemi raccontare tutto, le ricette, perché ricordatevi sempre che le ricette delle mamme, delle nonne, se non te le fai raccontare, poi non le mangi più. Arrivederci a tutti, grazie! Thank you.